friendships only pass by, show up on like strobe lights with you. Eccoci, ci siamo ragazzi, che carica! Buon pomeriggio a tutti. Fatemi subito un cenno se mi vedete bene, mi sentite bene. Ottimo, grazie mille. Ci tengo subito a farvi complimenti per esservi presi del tempo per essere qua oggi pomeriggio, perché significa voler fare la differenza e diventare dei veri professionisti in questo settore. Questo training, seguito con attenzione e prendendo appunti, quindi se non l'avete fatto vi invito a prendere carta e penna, può dare un vero e proprio boost alla vostra attività e alla vostra scalata verso il successo. Per chi non mi conosce, io sono Davide Massaron, ho 24 anni e ho iniziato a collaborare con questo fantastico team a marzo di quest'anno, perché ho realmente capito che grazie a questo sistema e alle persone che fanno parte di questo team avrei potuto realizzare tutti i miei obiettivi e andare a prendermi tutti i miei sogni. Quindi è arrivato il momento di presentarvi la prima super relatrice di questo training. Lei è una donna riconosciuta in tutto il team per il suo successo. Ad oggi vive a Tenerife e ricopre una qualifica molto importante, ma sono certo che grazie al suo duro lavoro e al suo splendido team andrà ancora ad avere più successo. Quindi lascio la parola alla super Alessia Serta. Buona domenica a tutti, mi sentite, mi vedete bene? Fatemi un check. Perfetto. Innanzitutto grazie mille Davide per le bellissime parole che hai speso per presentarmi, grazie davvero di cuore. Complimenti per la tua introduzione e poi ci tengo anch'io a complimentarmi con tutti voi presenti qui oggi a questo super training domenicale, grazie al quale andremo a conoscere i passi, ad apprendere le skills che ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi. Io mi chiamo Alessia Serta, sono nata e cresciuta a Bellinzona nella Svizzera italiana, ho 45 anni, sono sposata con Andrea, mamma di Giona, e per 20 anni ho lavorato come dipendente di un'assicurazione, un'attività che mi ha regalato tante soddisfazioni a livello personale, a livello professionale, finché 5 anni fa la decisione di licenziarmi e di cambiare completamente l'impostazione della mia vita. Qualche anno dopo la nascita di mio figlio, infatti, mi sono resa conto che la vita che stavo vivendo non corrispondeva più a ciò che desideravo. Ero stanca di farmi gestire il mio tempo da altri, ero nauseata dal fatto che fossero gli altri a decidere quando dovessi lavorare, per quanto tempo, gli spostamenti che dovevo compiere, e in più dalla nascita di Giona si erano aggiunti pure l'asilo nido e la nonna, ognuno con le proprie regole, le proprie esigenze e i propri orari. E così, stufa di sentirmi veramente come una marionetta, sono arrivata alla conclusione che fosse giunto il momento di prendere in mano la mia vita. Quindi mi sono licenziata, insieme alla mia famiglia mi sono trasferita a vivere in Spagna, prima a Tenerife ed ora sono in Andalusia, ed è iniziata quella che considero la mia seconda vita. E il network ne fa parte. Infatti 2 anni fa, quando ho deciso di rimettermi in gioco professionalmente, ho scelto Jeunesse perché, oltre ad adorare i suoi prodotti, mi ha offerto qualcosa di unico: rientrare nel mondo del lavoro, ma per la prima volta in vita mia come capo di me stessa. Ad oggi con mio marito Andrea abbiamo un team con più di 1000 persone in 27 paesi nel mondo ed è nostra intenzione andare avanti per ampliarlo sempre più e soprattutto aiutare più persone possibili a raggiungere i propri obiettivi. Questa brevemente la mia storia. Oggi ho il piacere di condividere con voi cos'è il network marketing e l'importanza della nostra storia personale. Per quanto riguarda il network, un aspetto che personalmente assolutamente non immaginavo è che si tratta di un'industria da 200 miliardi di dollari. Per renderci conto, pensiamo che l'industria del cinema, della televisione, del calcio insieme raggiungono più o meno la stessa cifra, se non meno. Questo, ragazzi, significa che siamo attivi in un settore enorme e soprattutto in un'industria sempre più in auge. Oggi
più che mai al passo con i tempi, grazie alle nuove tecnologie e a un'evoluzione economica sempre più improntata sulla ricerca di soluzioni differenti e più creative. La prima ditta di network marketing riconosciuta a livello mondiale come la promotrice di questo settore è la nota azienda americana Amway, anche se realmente la nascita di questa industria risale addirittura al 1934 con la ditta Nutrilite e soprattutto con il suo fondatore, il signor Carl Rambor, che decise di aprire questa azienda per produrre e vendere degli integratori alimentari ideati e testati direttamente da lui e di distribuirli sul mercato attraverso un metodo innovativo e all'avanguardia che utilizzava il sistema del passaparola positivo. Ed eccoci qui. Quello che facciamo noi è proprio questo: condividere con le persone un sistema, un'opportunità di business e dei prodotti. E la chiave d'ingresso che permette al nostro passaparola di essere efficace è quello di creare con le persone una relazione basata sulla fiducia e sull'essere di ispirazione per loro. E sicuramente un metodo semplice ed efficace è quello di raccontare, di condividere in modo autentico e sincero la nostra storia, che dovrà durare un paio di minuti, suscitare emozioni positive e portare curiosità. Ed esiste uno schema molto semplice e applicabile per tutti per costruirla ed è costituita da 4 passi. Il primo, raccontare il nostro passato. Chi siamo, quanti anni abbiamo, dove siamo cresciuti, la nostra famiglia di provenienza, la nostra famiglia attuale, il nostro background formativo, esperienze lavorative, tutto ciò che riteniamo utile condividere con la persona o con le persone con cui stiamo parlando. Secondo punto, cosa non ci piaceva o cosa non ci rendeva completamente soddisfatti in tutto ciò che abbiamo appena raccontato. A questo momento cosa facciamo? Andiamo a raccontare delle situazioni concrete che non ci stavano bene. E questo passaggio è fondamentale affinché il nostro messaggio possa essere il più empatico possibile, ossia che le persone possano immedesimarsi e trarne ispirazione. Il terzo punto è la soluzione che abbiamo trovato grazie al network marketing. Cosa abbiamo trovato in questa realtà che invece prima non avevamo o non ci era mai stata offerta? E per ultimo, i risultati ottenuti o i risultati che ci stiamo prefiggendo di ottenere. E questo è quanto. Seguiamo questi 4 punti, scriviamo la nostra storia, raccontiamocela davanti allo specchio e alleniamola per saperla raccontare nel modo più spontaneo possibile. Bene, io ho terminato, vi ringrazio tutti per l'attenzione e ora passiamo alla skills numero 2, i quadranti del cash flow, un tema che vi sarà presentato da una giovane donna assolutamente eccezionale. È una ragazza dalla dialettica invidiabile e da una determinazione fuori dal comune. Durante il mese di settembre ha compiuto qualcosa che in pochissimi sono riusciti a realizzare prima. Durante il mese insano appena trascorso ha infatti ingrandito e rafforzato la sua rete in modo così importante, così magistrale, che da Zaffiro, che era inizio settembre, ha chiuso il mese con un incredibile e fantastico doppio salto di rank, raggiungendo lo Zaffiro 50. Quindi, rinnovandole i miei complimenti più sinceri per questa incredibile performance, è con molto piacere e davvero tanta stima che passo la parola alla grandissima Francesca dell'Aquila. Grazie Ale, ma ti giuro, mi hai appena fatto emozionare ricapitolando così in 3 secondi questo settembre insano. Grazie mille, complimenti per la tua parte, ragazzi.
complimenti a tutti e 148 per essere collegati qui questa domenica. Voglio subito dire che la parte dei quadranti del cash flow che sto per fare è stata una parte super impattante che io ho vissuto per la prima volta nel nostro ufficetto piccolo, piccolo, piccolo che avevamo al Giatiolona. E quando ho visto con i miei occhi come cavolo gira l'economia mondiale e dove sono posizionate le persone in questa economia, sono rimasta scioccata. Quindi mi auguro che abbiate anche carta e penna, perché andrò a condividere con voi un paio di informazioni che secondo me vi faranno capire molto bene dove volete posizionarvi voi stessi all'interno della nostra macroeconomia. Sarò veloce e molto 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 semplice. I quadranti del cash flow, intanto per farla breve, sono semplicemente la suddivisione in quattro macro aree dei tipi di lavoratori che ci sono oggi al mondo. Robert Kiyosaki, che è l'economista mondiale che ha studiato e creato queste stime e che ci ha fornito questi dati, li suddivide così. Quindi una versione molto analogica, ok? Prendete una croce in mezzo al foglio e suddividete nei quadranti di sinistra e nei quadranti di destra le quattro tipologie, che sono per i quadranti di sinistra i dipendenti e gli autonomi, e per i quadranti di destra, i titolari di impresa e gli investitori. Ora, sarò molto diretta nel dirvi che per quanto riguarda i quadranti di sinistra, abbiamo i dipendenti che sono quella tipologia di persone che lavorano 40 ore a settimana per circa 40 anni della loro vita, anche di più oggi, per percepire il 40% dello stipendio in pensione. Queste sono persone che sono alla ricerca continua di sicurezza e lasciano agli altri la responsabilità di dare questa certezza lavorativa. Sempre nei quadranti di sinistra troviamo gli autonomi, che sono quelle persone che hanno capito che fare una vita da dipendente è molto limitante, che scambiare il proprio tempo per denaro è molto limitante, e quindi che cosa hanno fatto? Hanno fatto un passettino in avanti mettendosi in proprio. Quindi sono i lavoratori autonomi, quelli che magari non hanno tanti problemi di soldi, perché magari con il loro tempo, con le loro professioni riescono a guadagnare di più, però si trovano ad avere problemi di tempo. Queste persone infatti tendenzialmente lavorano 60 ore a settimana per 60 lunghi anni, alcuni anche di più, per poi versare il 60% di quello che loro vanno a generare nelle casse dello Stato per contribuire con le tasse. Non so se conoscete diverse persone in questi due principali quadranti. Nei quadranti di destra, Robert Kiyosaki ha identificato altre due tipologie di persone. I titolari di impresa, che sono coloro che hanno capito che è intelligente creare un sistema per salvare il loro tempo e per iniziare a fare lavorare anche i loro soldi. Ed è proprio la parola sistema che è una parola chiave. Se noi andiamo a sciogliere l'acronimo della parola system in inglese, troveremo save yourself, time, energy, money. Troveremo la chiave per essere noi stessi promotori di un sistema che ci libera nel tempo, che ci slega da quella dinamica, da quello scambio tempo-tariffa oraria. Pensate, le persone che hanno creato un sistema sono persone che hanno aziende, che lavorano, che fatturano, che producono reddito, che sono attive sia con loro sia senza di loro. Queste sono persone che hanno smesso di essere l'ingranaggio principale della loro macchina, della loro azienda, della loro vita, e che quindi possono permettersi anche di non essere presenti in attività, perché sanno che grazie al sistema che hanno generato l'attività continua a produrre reddito per loro. Fino ad arrivare poi all'ultimo quadrante, che è quello degli investitori. Gli investitori sono coloro che sono arrivati ad un momento in cui prendono i loro soldi e li mettono per produrre altri soldi. E la cosa più bella di questa visione, di questi quadranti, è stata la cosa più impattante per me
che il 97% della popolazione oggi appartiene ai primi due quadranti, dipendenti e autonomi. Il 3% della popolazione, solo il 3% della popolazione, ragazzi, appartiene ai quadranti dei titolari di impresa e degli investitori. Ora, la mia domanda è, e rispondete a voi stessi, oggi voi dove vi trovate? Ma soprattutto voglio darvi un'informazione prima di farvi un'altra domanda. Il 97% della ricchezza mondiale oggi, se la spartisce il 3% di popolazione che sta nei quadranti del titolare di impresa e degli investitori, quindi nei quadranti di destra. Il 3% della ricchezza mondiale, se la spartisce il 97% di popolazione che sta nei quadranti di sinistra. Quindi la domanda più impattante che hanno fatto a me quel giorno e che mi ha fatto rimanere scioccata e che mi ha fatto capire e che mi ha dato una nuova consapevolezza è questa. Ragazzi, oggi dove vi vorreste trovare davvero? Se nella vostra testa avete detto nei quadranti di destra e se conoscete qualcuno che magari oggi è ancora lì che sta scambiando il suo tempo per quella tariffa oraria che è sempre quella magari invariata da anni, sappiate che abbiamo una soluzione. Sappiate che network marketing è la soluzione oggi più intelligente, più veloce per passare dai quadranti di sinistra ai quadranti di destra. Senza grandi investimenti, anche senza esperienza. E per dirla tutta, ragazzi, qui dentro sono necessari semplicemente 32,15 euro come investimento iniziale per liberarci da queste catene, per liberarci da questa, da questo schiavismo di tempo e denaro che ci lega, che a volte ci fa fare cose che ci stanno strette e per renderci liberi. Ovviamente, ovviamente, nel tempo, 2, 3, 4, 5 anni di lavoro ben fatto, ci consentono oggi di passare davvero dai quadranti di sinistra ai quadranti di destra in una maniera molto intelligente e che ci renderà prima autonomi, poi titolari di impresa e poi investitori. Oggi i nostri grandi leader sono investitori. Oggi le nostre grandi upline fanno lavorare i loro soldi per generare altri soldi. E questa è una vera fonte di ricchezza ed è la vera fonte di libertà. Ora, mi auguro che questo scenario, seppur veloce, vi sia servito per capire davvero oggi in quale economia siamo posizionati e in quale economia possiamo scegliere di posizionarci. Tutto quello che ci serve avere qui dentro per iniziare a far lavorare questo nostro sistema per poi arrivare ad essere completamente liberi finanziariamente è identificare un nostro capitale sociale, che qui dentro è un capitale umano. E la notizia più bella è che non sarò io a parlarvi di come trovare questi prospect, ma sarà una persona che, vi dico soltanto, l'ho vista ieri sera a cena e sul suo telefonino a un certo punto è comparsa l'immagine di uno squalo che zitto zitto navigava in un oceano. E questa è l'immagine che lo rappresenta di più, soprattutto in questi ultimi giorni, perché il lavoro che sta facendo, la squadra che sta costruendo, i risultati che sta ottenendo, le qualifiche che si sta portando a casa, i viaggi incentivi che si sta prendendo e che sta portando a casa per sé e per il suo team, parlano di lui molto più di quanto parlano a volte le parole. Perché i nostri leader si riconoscono per il grande esempio che danno e lui è uno che fa parlare di sé per le azioni che fa e che automaticamente duplica nel suo team. È uno di quei grandi leader che davvero lavora mostrando con l'esempio quello che davvero c'è da fare e soprattutto è uno che fa sempre. Io sono più che felice oggi di poter lasciare questa particolare skills nelle mani di un fenomeno di questa industria che sono certa che arriverà a brillare di un colore sgargiantissimo tra poco ed è il nostro super Marco Riccardi. Grazie mille Francesca, sono molto felice oggi di essere stato introdotto da te perché ci tenevo tantissimo a farti di nuovo pubblicamente i complimenti per un mese spaziale che hai fatto, veramente sei stata atomica e sono certo che stai anche per pensare subito a cosa c'è dopo lo Zaffiro 50 che hai qualificato, quindi complimenti.
Buona domenica a tutti anche da parte mia, felicissimo di vedere che ci siano 157 persone collegate, quindi il mio obiettivo in primis sarà dare il 100% per l'argomento di cui voglio andare a parlarti adesso, che è il primo step fondamentale. Una volta capito esattamente come gira il mondo economico, come ha spiegato perfettamente Francesca, è creare il nostro capitale sociale, ovvero la nostra lista nomi. Ok, non andrò a parlarti di quello che è il mondo dell'online perché più tardi una persona farà una sezione dedicata a questa, quindi il mio focus oggi sarà sulla parte offline, ok? E voglio trasmetterti il modo migliore per andare a creare questa lista nomi, il modo migliore per creare questo tuo capitale sociale in due passaggi. La prima parte basata sul mindset col quale costruire una lista nomi vincente. La seconda parte invece puramente tecnica, come organizzare al meglio una lista nomi. Anzitutto il mindset è la cosa fondamentale. Sappiamo che, ok, abbiamo dei prodotti fantastici, l'azienda con la quale collaboriamo per monetizzare in questa community è eccezionale, ma quello che voglio che oggi passi veramente in primis è che noi abbiamo fra le mani un veicolo che può portarci a gran velocità, se decidiamo di sfruttarlo al meglio, verso quelli che sono i nostri obiettivi. E quindi il mindset con cui costruire la lista nomi è quello di eliminare ogni tipologia di pregiudizio nei confronti dei nomi e delle persone che conosciamo, ok? E parlo di pregiudizi positivi e negativi perché sono certo che ognuno di noi qua dentro ha pensato subito almeno a una persona alla quale presentare subito il business. Così come magari, sfogliando fra i numeri che abbiamo in rubrica, leggendo alcuni nomi abbiamo sorriso, abbiamo detto ma cosa lo chiamo a fare questo? Ok, entrambi i pregiudizi vanno eliminati. Perché se abbiamo il mindset di capire che abbiamo un veicolo vincente per tutti, non dobbiamo decidere per gli altri e quindi dobbiamo trascrivere ogni nome, ogni persona che abbiamo conosciuto o incontrato almeno una volta. Non dobbiamo essere egoisti e decidere per gli altri. Pensa se la persona che ti ha chiamato avesse deciso al posto tuo. Oggi non saresti qua. Non facciamo questo errore. Quindi, capito questo mindset, capita l'importanza di trasmettere, di educare le persone a conoscere quello che stiamo facendo, di informarle, andiamo sulla parte pratica. Io consiglio sempre, prenditi un quaderno nuovo, è il tuo capitale sociale la lista nomi, deve essere organizzata. Il tuo business sarà organizzato e profittevole come la tua lista nomi. E scrivi nell'ordine, senza escludere nessuno, cognome, nome, numero di telefono della persona. Se non hai il numero di telefono, però lo conosci tramite i social network, va bene il nome e cognome perché sai che puoi rintracciarlo. E a fianco ogni nominativo utilizza una scala. Io la utilizzo a stelline, da 1 a 5, dove una stella di fianco ai contatti che magari non senti da anni, compagni di scuole, di università, ex colleghi, che non senti da tanto tempo. 5 stelle... un parente, il miglior amico, la miglior amica, qualcuno che è veramente vicino a te e di fianco a ogni nome, in base alla tipologia di rapporto che hai con la persona, seleziona quante stelline ha di fianco. Perché questo? Perché con ogni persona che segneremo nella lista nomi ci sarà un rapporto diverso e fra poco lo vedremo, lo spiegherà una persona incredibile, ok? Sicuramente, costruita la lista nomi, ci accorgeremo molto semplicemente che ci sono 3 tipologie di contatti. Contatti caldi, tiepidi e freddi, in base a quella che è appunto il tipo di rapporto che abbiamo. E per capire esattamente come andare a rapportarci con ognuno di questi, voglio che adesso tu vada a visualizzare la Terra, il pianeta Terra. Spaccalo in due, in modo da immaginare anche come quando facevamo scienze a scuola, l'interno, partendo dal nucleo, avvicinandoci sempre di più alla crosta terrestre, verso l'esterno. Ecco, nel nucleo ci sono i contatti caldi, quelli da cui partiamo, le persone che dobbiamo informare per prima che abbiamo iniziato questa attività. Contemporaneamente, siccome tutti abbiamo capito che il network è un business di relazione, il nostro obiettivo sarà scaldare i contatti più freddi, portarli sempre di più verso il nucleo, per poi arrivare a presentargli quello che abbiamo fra le mani, il progetto che abbiamo fra le mani. Quindi importante suddividere la nostra lista nomi in caldi, tiepidi e freddi. E modificheremo ovviamente il nostro tipologia di comunicazione con loro in base appunto a quanto tempo, da quanto tempo non sentiamo o sentiamo una persona, ok? La lista nomi, se sfruttata al meglio, se utilizzata al meglio, finisce abbastanza presto, ok? Anche se sono sicuro che qua nessuno
ha sentito tutte le persone della lista nomi, tendenzialmente finisce abbastanza presto, ok? E la cosa importante poi è la ricerca di nuovi contatti. C'è poco da fare, è molto semplice quello che è il nostro compito, aprire conversazioni, conoscere persone nuove. Ogni persona che ci circonda, ogni persona che incontriamo, è una persona che in questo momento sta vivendo una situazione. Noi non possiamo saperla, a meno che non gliela chiediamo. E solo con le domande giuste, solo aprendo conversazioni, solo interessandoci come il network marketing ci insegna, possiamo creare nuovi contatti. La mattina al bar, quando prendo un caffè, quando vado in palestra, se sto viaggiando, ovunque. I contatti sono ovunque. Quindi mi auguro che dopo oggi tu non abbia più l'istinto di dire ho finito i contatti, perché ti sarai reso conto che non è possibile, ok? Quindi capito come costruire la lista nomi, come impostare il mindset e come organizzarla, capito esattamente che ci sono contatti caldi, tiepidi, freddi e che non dobbiamo escludere nessuno, eliminare tutti i pregiudizi, c'è un passaggio adesso da fare, cioè invitarli, portare le persone a conoscere il nostro mondo, la nostra community. E per presentarti questo passaggio c'è un ragazzo eccezionale che adesso sono molto felice di introdurre. Ogni volta che ho l'opportunità di introdurlo sono molto felice, soprattutto questo mese perché ha fatto un salto di qualità che secondo me è fin stretto per lui, perché si merita rank molto molto più alti. E è un ragazzo che, come suo fratello, fa premiare la trasparenza, limpido, cristallino, una comunicazione fantastica. Ogni qualvolta che parla, veramente, bisogna avere attenzione massima. Perché? Perché ci darà talmente tante informazioni, talmente tante skill per poter migliorare la nostra attività e la nostra, in questo caso, qualità di invito, che ogni volta mi lascia a bocca aperta. È un grande professionista, è sempre sul pezzo, è un esempio da seguire e sono sempre veramente emozionato, come penso si possa vedere. Lascio la parola al super, super Matteo Aiello. Grazie mille Marco per le bellissime parole e non posso fare altro che dire che quello che tu hai detto per me lo penso esattamente per te. In questi mesi ci siamo conosciuti sempre di più e vedo quanto stai lavorando sul campo e quanto vuoi dare al tuo team, perché sai che un'opportunità così difficilmente capita due volte. Quindi complimenti davvero Marco, innanzitutto per la spiegazione che hai fatto, e faccio i complimenti anche agli altri ragazzi, ma soprattutto anche per le belle parole che hai detto nei miei confronti. Ormai mi conoscete tutti, quindi faccio una breve presentazione. Mi chiamo Matteo Aieta, ho 27 anni, abito in provincia di Varese. Mi occupo di questa attività da 3 anni e mezzo, prima ero un operaio metalmeccanico. Mi riallaccio a quello che ha detto Marco, perché, e anche a quello che ha detto Francesca soprattutto, perché una volta che siamo qui e abbiamo iniziato questa attività, mi auguro che tutti abbiamo capito che siamo degli imprenditori e quindi non siamo dipendenti di qualcuno che ci deve dire cosa fare dalla mattina alla sera. Ma essendo imprenditori, dobbiamo noi per primi portare avanti la nostra attività. E ogni business, qualsiasi business sulla faccia della terra, si crea con le conversazioni. Quindi, se hai paura di parlare con le persone, ci sta, ce l'avevo anch'io, ma devi farti delle domande. E la prima domanda è, il mio obiettivo è questo, quindi raggiungere un successo con il network marketing, e ho paura di parlare, quindi o modifico il mio obiettivo, o modifico me stesso. E io ho scelto di modificare me stesso 3 anni e mezzo fa e invito a voi, se avete visto in questo progetto un'opportunità, di fare uguale, perché dovete iniziare a creare conversazioni con persone che già conoscete e conversazioni ogni giorno con persone nuove, perché non serve un'abilità per fare network marketing, serve solo un sogno e la determinazione per raggiungerlo. Semplice. Ora, il mio compito è quello di parlarvi dell'invito e l'invito, come ha detto bene Marco, si divide per tre tipologie di persone: contatti caldi, contatti freddi, contatti tiepidi. In ogni caso, con tutte le persone noi dobbiamo creare della fiducia. Quindi, con persone che noi conosciamo bene, quindi i nostri contatti caldi, magari sono le persone con cui usciamo tutti i giorni, sono i nostri colleghi di lavoro, sono persone con cui abbiamo un bellissimo rapporto, abbiamo tanta fiducia, vero?
però non abbiamo quel rispetto lavorativo, quel rispetto finanziario. Quindi la tipologia di contatto ti permette di dire anche in parole semplici: guarda, ho un progetto per te, voglio parlartene, però in questo caso devi fare affidamento sempre ad una terza persona. E dopo vi faccio un esempio di chiamata. I contatti tiepidi sono quelle persone che noi non vediamo da un po' di tempo, quindi quello che cosa dobbiamo fare? Riallacciare un po' di rapporto. Perché se io faccio una chiamata a freddo con una persona che non sento da un anno, sei mesi, questa persona dice, e perché mi sta chiamando? Quindi poi l'italiano medio è sicuramente si fa mille paranoie, cerca sempre e pensa sempre che tutti lo vogliono fregare, quindi si inizia a fare delle domande. Quindi il mio consiglio qual è? Quello di riallacciare un po' il rapporto, cercare di capire questa persona in che periodo è, cosa sta vivendo, come sta passando. E questo i social poi sono molto utili e alla fine ci sarà una parte molto bella fatta da una persona eccezionale proprio riguardanti i social, quindi non voglio dilungarmi troppo. Ed infine i contatti freddi. I contatti freddi sono quei contatti con persone che noi non conosciamo, ma che vogliamo fargli conoscere il business. E ovviamente quello che dobbiamo fare è cercare di metterci noi nel loro percorso, quindi capire quella persona in che momento è. È per questo che non esiste uno script di chiamata, perché ogni persona nella sua vita sta vivendo un momento che può essere più o meno simile al nostro. E quindi noi non possiamo fare una chiamata uguale per tutti e condividere questo progetto con tutti allo stesso modo. No, bisogna fare un invito in modo tale che la persona dice cavolo, ma è proprio quello che sto cercando. È per questo che quello che voglio consigliarvi sono quattro punti molto semplici, ovvero il primo punto è dare l'opportunità. Prima di dare l'opportunità però mi sono dimenticato di dire di fare dei complimenti. Quindi io quando parlo con una persona cerco di fare dei complimenti, perché parliamoci chiaro, a chi è che non piacciono i complimenti? A tutti piace. Quindi se una persona mi fa un complimento, io già mi apro, già inizio a sorridere, già inizio a dire grazie, grazie mille. Poi do l'opportunità. E quando do l'opportunità, gli faccio anche capire che io non ho bisogno di lui, quindi gliela tolgo subito quell'opportunità. Guarda, non so se può far per te, e vi ripeto, tra poco vi faccio un esempio. E alla fine, conferma. Ora, arriviamo all'esempio. Mettiamo caso che io vado a chiamare, vediamo una persona che... Samantha, che vedo qua. Chiamo Samantha di Sebastiano. Ciao Samantha, come stai? Molto bene, grazie. Guarda, ti sto contattando perché... ho un progetto che voglio farti conoscere. È un progetto che reputo molto importante e soprattutto so che sei una ragazza che è sempre impegnata, che ha dei figli e che vorrebbe guadagnare non solo soldi, ma tempo per appunto stare con i propri figli. Guarda, io non so se questo progetto può interessarti, però mi piacerebbe fartelo conoscere. Io fino adesso sono andata a toccare il punto che Samantha ha bisogno. Ovviamente io Samantha la conosco, per questo ho fatto una chiamata con lei, ho un po' di fiducia, ho qualche feedback da parte sua e so che lei vorrebbe più soldi e più tempo, perché trovami una mamma che non vorrebbe passare tutta la giornata con i propri figli e soprattutto dargli tutto quello che loro hanno voglia, che può essere un gelato, un giochino, che può essere una giornata al mare, in piscina, qualsiasi cosa. Quindi gli ho detto che gli posso dare dei soldi e del tempo. Secondo voi Samantha dice sì o no? Secondo me dice sì, perché ho beccato il punto di Samantha. E quindi quando facciamo una chiamata, noi dobbiamo cercare il punto di rottura di ogni persona. Il nostro compito, prima di fare una chiamata, è conoscere in modo perfetto quella persona, o meglio, in modo perfetto il punto di rottura di quella persona. E io sono sicuro che quando conosciamo il punto di rottura, questa persona viene alla presentazione. Quindi la chicca che voglio lasciarvi oggi è: cercate il punto di rottura, cercate quella persona di cosa ha bisogno. Una volta che hai trovato di cosa ha bisogno, è fatta. Questa persona verrà al meeting. Altra cosa, mi capita spesso di persone che mi dicono, mi fanno delle domande, mi chiedono che cos'è, eccetera, eccetera. Siamo un po' furbi. Quando iniziamo una chiamata, diciamo, guarda, ho poco tempo, ma ho voluto assolutamente raccontarti quello che ti sto per dirci. Voglio dirtelo, ma non ho tempo di parlare. In questo modo le persone non stanno lì a fare domande. Un'altra frase che uso spesso, quando mi chiedono, ma che cos'è, dimmi di più, guarda, preferisci il 5% delle informazioni qua per telefono
o il 100% questa sera in Zoom alle 19 alle 21? Tutti dicono il 100% delle informazioni. Perfetto, prenditi mezz'ora di tempo, scegli tu se alle 19 o le 21 e ascolta il progetto. Con queste due frasi io mi sto parando il sedere, nel senso che la persona non mi farà più domande. Se continuano a farci delle domande è perché abbiamo sbagliato noi qualcosa. Quindi cerchiamo sempre di farci dell'autoanalisi. Il consiglio che do sempre, infatti, le prime chiamate fatele con lo sponsor o l'upline. Perché? Perché possono aiutarvi. Però in ogni caso, ragazzi, due cose fondamentali. Create fiducia e cercate il punto di rottura. Cercate quella cosa che quella persona sta cercando. Fare spam non serve a nulla. Chiamare tutte le persone con uno script tipo call center non serve a nulla. Interessiamoci a loro, facciamo capire che noi abbiamo capito il loro stato emotivo di quel periodo lì e abbiamo un'opportunità per loro. Possiamo andare a aiutare e a migliorare la loro situazione. Ovvio, all'inizio fare un invito viene difficile perché è una cosa che quotidianamente noi non facciamo. Il consiglio anche qui, fatene tanti, non abbiate paura di sbagliare. La lista nomi serve come riscaldamento. Il vero network marketing inizia quando finisce la lista contatti. Questo ci ha detto sempre un grande leader di un'azienda passata. Il vero network marketing inizia quando finisce la lista contatti. La lista contatti è solo il riscaldamento, vedere chi è con te o chi non è con te e andare avanti. Quindi non fermatevi mai. Altra cosa, ovviamente, quando si fa una chiamata, essere positivi, carichi, energici e sorridenti. Voi dite perché sorridenti? Perché anche se sei al telefono, si sente se una persona sta parlando con il sorriso o con il broncio. Con questo ho chiuso. Passo la parola ad una persona che io reputo eccezionale, non solo perché sta avendo dei risultati incredibili nell'azienda, ma perché è una donna eccezionale, una mamma incredibile e dico anche un'amica. Perché il bello del network marketing è che puoi crearti rapporti extra lavoro e con lei si è veramente creato un rapporto di amicizia pazzesco e questo per me è la cosa più bella. Nel business sta facendo enormi cose e i risultati parlano chiaro, ad oggi è uno zaffiro 50, ma sono sicuro che è solo nei primi gradini verso la scalata del suo successo perché ha una mentalità incredibile, ha un carattere eccezionale e ha una voglia di vincere pazzesca. È una mamma sempre super impegnata, ma per lei non esistono scuse, esistono solo risultati e infatti i risultati che ha parlano molto chiaro. Con molto piacere passo la parola a Ornella Sannino. Grazie Matteo, sei stato fenomenale, davvero. Io ti ringrazio di cuore per le tue parole espresse nei miei confronti, non si è mai abituati e ricambio assolutamente il piacere per me di aver sicuramente incontrato una persona come te in questo mio percorso di crescita professionale, ma non solo. E davvero, davvero anche la tua parte, come sempre, è stata esaustiva e perfetta. Bene, intanto vi ringrazio ancora tutti per essere qua. È stato sicuramente perfetto Matteo nel presentarmi, quindi non aggiungerò altro. E sicuramente una cosa che ci tengo ribadire e sottolineare è il fatto che ad oggi, a distanza di un anno e mezzo dalla scelta di sposare questa azienda, io sia sempre più consapevole e convinta di essere al posto giusto con le persone giuste. Ho avuto modo comunque di conoscere veramente delle persone fantastiche e davvero sono davvero orgogliosa di essere qua. Oggi tratterò tre argomenti. Il primo è quello legato al sistema. Poi vediamo il follow-up e come ultimo l'edificazione. Vediamo innanzitutto il sistema. Allora, per darvi un esempio molto semplice e per rendere l'idea, oggi siamo qui tutti connessi ad un training ABC, che oltretutto è pazzesco, non vedo l'ora di sentire tutti gli altri relatori, e come descritto nel calendario mensile, che tutti mi auguro abbiate ricevuto e visionato attentamente, abbiamo appunto appuntamenti ed eventi utili ed efficaci per il nostro business. Tutti questi eventi fanno parte del sistema. In generale possiamo dire questo. Viene suddiviso in due macro aree. Da un lato abbiamo la possibilità di mostrare e far sfruttare, ad esempio, i nostri prospect, quindi ai nostri contatti,
degli appuntamenti i quali permettono di dare informazioni sull'azienda e sull'opportunità di business. Questi appuntamenti sappiamo che li abbiamo ogni giorno, come anche abbiamo la possibilità di sfruttare, ad esempio, una closing call importantissima del nostro super diamante Omar De Tommaso. Anche questo, non sottovalutiamo l'incredibile possibilità di poter invitare il nostro prospect a un meeting di quel genere. Poi nel secondo gruppo abbiamo gli appuntamenti, training di formazione e altri eventi esclusivi per noi incaricati, per noi affiliati, come, ripeto, questo training, come il training prodotto, come le Q&A, la J-Office, eccetera, eccetera. Consultate veramente con attenzione il vostro calendario in modo da potervi organizzare al meglio con i vari appuntamenti e poter costruire al meglio il vostro business. Seguiamo, e questo ci tengo proprio a dirlo, e sottolineare, seguiamo il sistema che abbiamo a disposizione, anche perché è un sistema semplice, efficace e assolutamente duplicabile. Credetemi, e questo tipo di organizzazione là fuori non la possiamo trovare, non la troviamo. Sfruttate realmente questi appuntamenti senza sottovalutare comunque anche il fatto di conoscere, arricchirvi ogni volta anche durante un training di questo tipo, anche se gli argomenti sono gli stessi, ogni volta andrete ad acquisire nuove competenze e nuove conoscenze, anche perché non ci sarà mai un opportunity business uguale all'altro, come infatti non ci sarà mai un training ABC uguale all'altro. E cosa voglio dirvi poi con questo? Che ogni singola persona, ogni evento, ogni appuntamento davvero può insegnarci qualcosa. Ogni relatore può ispirarvi in qualcosa. Non facciamo l'errore comune di dire, beh, i concetti appunto sono sempre uguali, gli argomenti sono sempre quelli. La ripetizione di tanti eventi, di tanti appuntamenti, ci permetterà in primis di analizzare e di conseguenza anche di decidere cosa tenere per noi, per il nostro business, per la nostra crescita. Ognuno di noi segue un processo. Inizialmente siamo ospiti, sei ospite, varchi quella soglia dell'opportunità, impari e acquisisci delle competenze da chi ha risultato, dai leader o comunque da chi può insegnarci qualcosa, per diventare poi a tua volta ispirazione e insegnamento per qualcun altro. Lead by example, dobbiamo essere inoltre l'esempio per noi stessi, per il nostro team, ed è veramente vitale seguire il sistema. Ora vediamo invece brevemente quello che è il follow up. Che cosa significa follow up? Richiamo all'azione, ovvero quell'azione successiva ad un vostro primo appuntamento o all'invio di una documentazione. Faccio una premessa. Purtroppo la maggior parte delle persone che svolge questa attività sottovaluta l'importanza del follow up. È uno degli elementi più importanti per chiudere il cerchio, per portare un prospect alla chiusura. Abbiamo tutta una serie di documentazioni, video, eccetera, utili da sfruttare per il nostro follow up. Poi aiutatevi con dei fogli, dei post-it, delle indicazioni per ricordarvi a chi fare il follow-up. E queste informazioni ci permettono, quindi tutta la documentazione, i 5 video ad esempio di follow-up, ci permettono di dare al nostro prospect step by step tutte le informazioni necessarie per ricevere ovviamente tutto il quadro su quello che è l'opportunità di business. Oggi vedo poi moltissime persone nuove collegate e alcune probabilmente si interfacciano anche per la prima volta in questo mondo del network. Ne approfitto per rassicurarvi dicendovi che se il vostro prospect non comunica da subito un sì al primo, diciamo, contatto, al primo appuntamento, non demoralizzatevi. Siate consapevoli che fa parte del gioco e fate follow up. E aggiungo dicendo, ricordiamoci che dietro ogni no, ogni non mi interessa, c'è un'obiezione, c'è una paura. Affrontiamola, cerchiamo di capire, di sviscerare questa paura. E quando è necessario fare il follow-up? Finita la presentazione, ad esempio,
Il nostro compito è quello di chiedere subito dopo, ok, che cosa ti è piaciuto, cosa ti ha colpito, cosa ti ha portato maggiore interesse. Facciamo focalizzare le persone sui punti positivi. Non diamo la libertà, la scelta al prospect di dire ok, che cosa ne pensi. Anche questo è un dettaglio che fa la differenza. E il team lo sa, soprattutto chi mi sente, mi segue da un po', e lo sottolineo sempre perché è fondamentale. Fate attenzione al dettaglio, anche in questi training ABC, il dettaglio può essere importante. E questa domanda, quindi cosa ti è piaciuto, cosa ti ha colpito, è una domanda semplicissima che appunto porta il prospect a focalizzarsi, ok, che cosa mi ha colpito? Questo, questo, questo. Bene, entrate su quello che ha realmente colpito il prospect. Evitiamo poi di bombardare di informazioni il contatto in una sola occasione, magari con 3, 4, 5 video in una volta. Ascoltiamo la necessità del prospect. E soprattutto nel momento stesso in cui desideriamo inviare il video o la documentazione di follow-up, facciamoci dire quando ha la possibilità di vederlo. Anche questo è un altro dettaglio, prendete nota. Prima di inviare il video, ad esempio, chiedete al prospect, ok, quando hai la possibilità di vederlo? Non date la libera scelta al prospect di scegliere, cioè, scusate il gioco di parole, di decidere quando vedere il video. Fate, cioè, in quando, e mantenere una tempistica serve a mantenere le giuste distanze e farlo compromettere. Senza ovviamente risultare invadenti e allo stesso tempo rimanere focalizzati sul nostro obiettivo. Ok, hai modo di vederlo questa sera? Perfetto, ci sentiamo domani mattina. Se lui sa già o lei sa già che il giorno dopo tu andrai a contattarlo. Una volta visto il follow-up e aver visto il video, entriamo nella fase successiva, la chiusura. Siate consapevoli che può capitare che magari quel giorno, a quell'ora, il prospect non ha ancora visto il video, magari per una serie di motivi personali. E che cosa fare? Ripetiamo lo stesso concetto. Quando puoi vederlo? Ricordiamo il nostro obiettivo. Far sì che il prospect inizi a capirne i vantaggi, sia sufficientemente documentato, inizi a sentirsi coinvolto e a identificarsi in un ruolo, magari all'interno del team. E soprattutto a far sì che il prospect instauri quella fiducia. La fiducia, ragazzi, è una cosa fondamentale. Come d'altronde anche il nostro entusiasmo, la nostra professionalità, la nostra credibilità e la fiducia che abbiamo in noi stessi. In conclusione a questo argomento ci tengo a sottolineare un'ultima cosa. Oggi sottolineo un po' di cose, scusate, sono ripetitivo. Il non essere pronti a prendere una decisione in quel preciso istante o se in quel momento il vostro prospect non dimostra particolare interesse nell'offerta o nella proposta, non significa che il contatto è perso. Fa parte del processo. Facciamo follow-up intelligente. Provate ad analizzare il vostro percorso e molto probabilmente qualcuno di voi non ha detto sì al primo colpo. E alcuni forse hanno esposto obiezioni o paure prima di dire sì, ok, desidero iniziare. Analizzate anche voi stessi la vostra storia, come vi siete comportati nel momento stesso in cui vi siete confrontati la prima volta con questo business. Lo stesso è stato per me. La prima volta in cui ho avuto l'onore di confrontarmi con il mio attuale sponsor, Yanni Pantelis, non ero pronta a varcare quella soglia. Non era il momento. Nonostante conoscessi già comunque il mondo del network marketing. Gianni non solo è riuscito a dare totale fiducia, ma è stato anche molto bravo nel fare il follow-up e nel portarmi gradualmente da quel contatto freddo che ero, perché non ci conoscevamo, ci siamo sentiti la prima volta su Instagram ed ero un contatto freddo al 100%, ma lui ha portato Ornella Sannino gradualmente ad essere un contatto caldo. Tutto questo ovviamente deve essere condito con l'assenza, diciamo, di pressione, altrimenti subentra l'effetto calamita. Più uno tende ad avvicinarsi, ad essere insistente, più l'altro tende poi ad allontanarsi. Tuttavia ricordiamoci che il network marketing è fatto di persone ed è basato sulle relazioni interpersonali. Non siamo tutti uguali,
ascoltiamo, muniamoci di pazienza e valutiamo l'approccio migliore a seconda di chi abbiamo davanti. Questo è molto importante. E per chi magari non avesse abbastanza pazienza, ad oggi posso dire che ho deciso di varcare quella soglia all'interno di questo mondo in genesse dopo quattro mesi di follow up. Quindi cerchiamo di veramente avere questo tipo di consapevolezza. Poi vediamo il terzo argomento, l'edificazione, l'ultimo argomento, e perché è importante. Una volta visto il video e aver fatto il follow up, subentra un'altra parte fondamentale. Coinvolgeremo un leader, lo sponsor o comunque una terza persona per aiutarci nella chiusura del prospect. Cosa significa? Innanzitutto edificare. L'edificazione è parte integrante del nostro lavoro quotidiano e aumenta decisamente il valore percepito dell'opportunità. Ricordiamo una cosa, è la percezione che crea la realtà. Per questa ragione, per aumentare quel valore percepito dell'opportunità, ad esempio, è necessario aumentare il valore, in questo caso, lo sponsor di un evento, l'upline. Per questo è necessario parlare di lui, presentarlo, potenziando ed enfatizzando le sue qualità, le sue caratteristiche, prima di farlo parlare con il prospect. Meglio edifichi, meglio costruisci. E se edifichi, riconosci qualità. Facciamo attenzione a questa cosa. Non è facile edificare, oggi vi darò qualche spunto. È importante sicuramente non esagerare quando si fa un'edificazione, anche perché si crea l'effetto opposto. Quindi come si fa? Potete sicuramente aiutarvi pensando a tre fasi della vita, ovvero quella legata al passato, al presente e al futuro. E nella transizione possiamo aggiungere il cambiamento, anche perché il cambiamento porta interessi, curiosità, può portare a creare anche quell'effetto mirroring, quindi ok, io mi rispecchio in questa persona. Prendete come esempio anche le edificazioni tra di noi, tra i relatori. Quando presentiamo un leader, non c'è un giusto o sbagliato, l'importante è alzare il valore percepito. Ispiratevi magari anche a quello appunto che facciamo noi, o nelle varie edificazioni, anche nelle business info, eccetera. Vi faccio un esempio. Guarda, Simona, mi prendo l'impegno di organizzare un appuntamento senza impegno con un leader incredibile e di grande fonte di ispirazione a molti collaboratori. Prima di interfacciarsi a questa realtà, si occupava di tutt'altro. Arriva da un settore totalmente differente e la sua dedizione, la perseveranza e l'essere uscito dal mondo ordinario con grande volontà lo ha permesso ad oggi di vivere una vita straordinaria. Ad oggi, passato, presente, ad oggi ha un risultato eccezionale e questo suo successo è solo parte del percorso, perché il suo grande futuro in questo settore è ormai già scritto. Eccetera, eccetera. Cioè, tre fasi. Questo è un esempio, non c'è, ripeto, un giusto o sbagliato. In questo caso ho aumentato il valore percepito della persona e quindi questo leader, questo upline, questo sponsor verrà vista con altri occhi. Magari inizierà a pensare, ok, deve essere una persona molto in gamba, sarò onorata nel conoscerlo. Talvolta può quasi suscitare un po' di imbarazzo l'idea di poter parlare magari con un leader che ha avuto successo, esperienza, eccetera. E il concetto è proprio questo, semplicità ma portare valore. Abbiamo il dovere di edificare bene la persona che andremo a presentare. E questo non vale solo, ripeto, nelle persone, ma anche nel presentare un'opportunità, un evento, magari anche una power leg. Possiamo edificare qualunque cosa, ma è veramente fondamentale farlo. Bene, io ho finito. Ora è giunto il momento di presentarvi la prossima super relatrice con i fiocchi. Sono molto emozionata perché la presento finalmente la prima volta. È una ragazza esplosiva, una ragazza davvero incredibile. Parliamo di un'atleta, di un'istruttrice con una mentalità d'acciaio.
ho avuto l'occasione di conoscerla la prima volta a novembre e da subito ha capito le reali potenzialità di questo settore e con grande entusiasmo, dedizione e passione, da ormai maggio di quest'anno sta portando avanti un team pazzesco. In soli 4-5 mesi ha creato davvero un team in continua crescita ed espansione. Ad oggi è fonte di ispirazione di moltissimi collaboratori. Sono molto onorata di percorrere insieme a lei questo cammino e sono certa che il futuro le preserverà davvero grandissime soddisfazioni. Con grande, grande, grande piacere vi presento Samantha Di Sebastiano. Grazie Arni, grazie mille, mi hai fatto emozionare. Oddio, adesso chi parla? Mi chiamo il clone. No, grazie davvero delle tue parole stupende. Dovete sapere che Ornella è la mia mamma nel network, nonché la mia sponsor e nonché la persona a cui devo tanto. Quindi siate sempre infinitamente grati ai vostri sponsor perché sono coloro che a tutti gli effetti vi hanno offerto un'opportunità per cambiarvi totalmente la vita, come è successo a me. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Samantha Di Sebastiano, sono abruzzese, sono una mamma di 2 bimbi di 4 e 2 anni, sono nel network da 5 mesi. È stato un percorso velocissimo, bellissimo, pieno di tante, tante, tante emozioni, fondato sul duro lavoro, ragazzi. In questo settore il duro lavoro, la costanza, la passione, la dedizione paga sempre. Oggi sono chiamata a parlarvi della chiusura. Che cos'è la chiusura? È lo step ultimo del nostro sistema che avviene dopo l'invito e dopo il follow up. Dobbiamo fare sempre in modo che il prospect arrivi in chiusura con domande mirate. Mi chiederete come si fa? Semplicemente facendo un invito perfetto, come ce l'ha spiegato Matteo, ed un follow up mirato come ha spiegato Ornella. È fondamentale non saltare mai nessun passaggio. Arriviamo in chiusura in 3 persone, in Zoom o live. Queste 3 persone sono il prospect, quindi la persona interessata all'attività, colui che presenta il prospect ed il closer. Perché si dà la responsabilità di una chiusura a una terza persona estranea a noi? Innanzitutto perché il closer è sicuramente più preparato di noi, perché è solitamente un upline oppure il nostro sponsor, è totalmente in secondo luogo distaccato dal risultato, cosa fondamentale perché noi magari siamo tutti lì emozionati sperando che questa persona dica di sì, invece nella trattativa ci vuole distacco assoluto. E il terzo motivo è spronare il prospect a capire che non sarà lui ad avere in futuro questa grande responsabilità, ma c'è un sistema ed un closer che lo farà per lui. Quindi la persona potrà iniziare a pensare: è più semplice di quello che pensavo, fondamentalmente. Poi c'è chi porta il prospect, che ha 2 compiti semplicissimi: entrare in Zoom o arrivare all'appuntamento, edificare il closer, come ha spiegato Ornella, spegnere il microfono o tacere e ascoltare ed imparare come si fanno le chiusure. Che cosa farà il closer? Guiderà l'ospite in una sola maniera alla propria decisione, ascoltandolo ed intervenendo in maniera mirata. L'ascolto, ragazzi, è fondamentale. Bisogna portare la persona ad aprirsi in maniera totale. E come? Domandando, facendo delle domande. Cosa fai nella vita? Cosa ti è piaciuto di più? Quindi subito testa al positivo del video che hai visto.
lì la persona si sentirà messa a proprio agio perché le persone amano parlare di sé. Ricordatevi sempre che dopo il mangiare e il dormire, anche prima del denaro, anche prima di tutti gli altri bisogni, c'è in ognuno di noi il bisogno del sentirsi importante. Quindi nel momento in cui si porta la persona a raccontare la propria storia, la persona oltre ad aprirsi si sente considerata e importante. Se noi ascoltiamo bene e impareremo a fare chiusure dove sarà più il prospect a parlare che noi closer, capiremo che la chiusura sta nella risposta semplicemente che ci dà il prospect. Dobbiamo partire decisi in questa trattativa, dicendo semplicemente: io sono qui e il mio compito oggi è capire quali sono i tuoi dubbi per iniziare a collaborare insieme, semplicemente, quindi palesare da subito le nostre intenzioni. Noi usciremo da questo incontro con una risposta. Qua arriveranno le obiezioni, tanto temute, ma nel mio percorso ho imparato con il tempo ad amarle follemente. Perché? Perché le obiezioni in realtà sono una grande opportunità. Non bisogna avere assolutamente paura, anzi, a volte io ringrazio le persone per le obiezioni perché ci danno proprio la possibilità di spiegare e di far capire le immense potenzialità della nostra attività. Quindi non spaventatevi, l'obiezione è una maniera che il prospect usa per dirvi: ti prego, convincimi che ce la posso fare anch'io. Questo si cela dietro l'obiezione. Se prendete l'obiezione così, ragazzi, la trasformate in magia. Come si gestisce un'obiezione? Innanzitutto comprendendola. So che inizialmente, anche a me è successo spessissimo, viene spontaneo rispondere no, non hai capito, all'obiezione. Il no crea un distacco. Invece se noi la comprendiamo l'obiezione, sì, ti capisco, e poi ci immedesimiamo. È successo anche a me. Anche io pensavo e ho detto quello che stai dicendo tu, e poi semplicemente guidarlo. Tuttavia, ti capisco, è successo anche a me, ma poi mi è successo e raccontate la vostra storia. Le obiezioni sono, ragazzi, più o meno una decina, ok? Sempre le stesse poi fondamentalmente, quindi se impariamo a gestire bene queste obiezioni riusciremo a chiudere in maniera molto, molto fluida un prospect. La prima obiezione tipo è la legalità, ok? È legale quello che fate? Qui ce la sbrighiamo easy perché c'è una legge del 2005 che tutela tutte le aziende di network e tutti i networker. Quindi risponderemo così, semplicemente basta informarsi. Un'altra obiezione è: ma è un sistema piramidale. È stata fatta tantissime volte anche a me questa obiezione. Semplicemente dobbiamo passare questo concetto. Che lavoro fai? Chiediamo. Ma io l'operaio, io il commesso, io qualunque lavoro. Tu potrai mai guadagnare più del tuo datore di lavoro? No, io mai. Io più del mio sponsor sì. Più del mio upline sì. Il mio sistema lo prevede. Quindi nella piramide chi ci sta? Io, tu? E lì solitamente le persone fanno un click mentale e si aprono la loro testa a questa grande opportunità. Un'altra obiezione che
fanno spesso è non ho tempo. Ci sono due maniere di rispondere a questa obiezione. La prima è, guarda, c'è un sistema che il nostro team ha creato che ti permette di avere persone che lavorano per te mentre tu stai facendo altro. Esempio, una presentazione. Io posso invitare una persona a una business info mentre io sto facendo altro. La persona guarda la business info e io ho del tempo per me. Altra maniera per sventrare questa obiezione. Proprio perché non hai tempo ora, dovresti iniziare a coltivare un'attività che nel futuro ti può permettere di avere tempo. Quindi inizia ora a costruire, inizia ora a dar valore al tuo tempo. Altra obiezione, i soldi. Ci sono due tipi solitamente, o costa troppo, e lì andiamo a sviscerare il mondo nel mondo dell'imprenditoria, ok? Chiariamo che questa è un'attività imprenditoriale che ha bisogno di un investimento. Prendiamo ad esempio qualunque altra attività imprenditoriale, non lo so, un bar, un'attività commerciale, e chiediamo loro quanto tu dovresti investire per aprire un'attività imprenditoriale che porta il tuo nome e cognome? Tantissimi soldi, lo so. Quindi capirai che un pacchetto ambassador a confronto in un'altra attività non ci si paga neanche il notaio per costituire una SRL, pacchetto ambassador. Quindi puoi entrare nel nostro business con il top dell'ingresso, con un investimento che paragonato a attività più grandi lì fuori è davvero irrisorio. Con il vantaggio che non pagherai affitti, non pagherai bollette, fai tu. Che ti conviene di più fare? Altra obiezione è non ho soldi. Qui di solito io racconto la mia storia, perché io sono partita, questa è la mia obiezione stata, io sono partita che davvero non avevo disponibilità economica, però poi mi sono detta una cosa. Se non investo su me stessa, tra un mese io avrò la stessa identica situazione, uguale. La voglio cambiare? Sì. Faccio questo investimento e tra un mese, molto probabilmente, se lavorerò sodo, le cose cambieranno. Facciamo passare questo alle persone. Il loro destino dipende dalle loro decisioni. Se hanno voglia di cambiamento, investiranno su loro stessi. Un'altra cosa che vi consiglio è quella di prendere in prestito storie, perché ovviamente le obiezioni sono diverse. La mia, ad esempio, è stata quella dei soldi, ok? Non è stata magari, non lo so, quella del tempo. Quindi abbiamo tante persone in team e prendiamo come esempio queste persone. Io ho un ragazzo nel mio team che attualmente ha grandi risultati, che come te all'inizio mi aveva detto io non ho tempo. Quindi prendiamo in prestito le storie di tutti, conosciamo le storie di tutti. Arrivati alla fine, ragazzi, della trattativa, non abbiate paura di chiedere quello che è vostro. Ovvero, hai altre obiezioni? Hai altre domande? No, tutto chiaro, tutto chiaro. Quindi, vogliamo iniziare insieme questa avventura? Se la risposta è sì, subito. Documenti, codice fiscale, un metodo valido per il pagamento online. Quando? Stasera? Domani? Prendi appuntamento con Matteo e fate l'iscrizione insieme. Non
fate passare del tempo, perché poi le persone rischierebbero di tornare in un ambiente depotenziante come casa, come parlare con le altre persone, e potrebbero cambiare idea influenzate dagli altri. C'è anche la possibilità che una persona vi dica di no. È possibile, ne arriveranno tanti di no. Se dice di no, voi semplicemente li accogliete, gli dite ok, probabilmente non è il tuo momento, però promettimi che se cambi idea sarò la prima persona che contatterai. E siccome la nostra azienda è in continua evoluzione, ci sono tante promozioni, ci sono tante novità, posso tenerti aggiornato o aggiornata su quello che combiniamo o che ci mette a disposizione l'azienda? Sicuramente avrete un bel sì. In conclusione vi dico, imparate a rispettare i tempi delle persone. Non tutti saranno sì immediati. Io nel mio team ho persone che hanno impiegato anche 4-5 mesi a dir di sì e attualmente stanno avendo un successo e una velocità incredibili. Ma perché? Semplicemente sono entrate in questo business quando erano pronte. Noi abbiamo il dovere di rispettare il percorso di vita delle persone. Ragazzi, per questa domenica la mia parte termina qui e io adesso mi ritrovo, come ogni domenica, perché mi succede spesso, a presentarvi un grande personaggio della Justice League. Io penso di avergli fatti tutti i complimenti possibili e immaginabili, ma non sono mai abbastanza. È una persona che è a totale disposizione 24 ore su 24, ma non solo del suo incredibile team, ma di tutti i 16.000 componenti della Justice League. Ci fornisce materiale in tempo reale, spessissimo le registrazioni dell'ABC la domenica sera al massimo e lunedì mattina li abbiamo pronti, belli, linkati da girare a chi non c'era. E io di questo davvero non posso che dire grazie, ma con una G gigante, ad un grande uomo che ha lavorato per 10 anni nel settore delle telecomunicazioni. Un bel giorno ha detto basta, voglio la mia vita, voglio del tempo da dedicare alla mia famiglia, e l'ha fatto. Sta avendo grandi risultati. Ha una bontà d'animo incredibile, un sorriso contagioso e sarà uno dei leader futuri, lo è anche attualmente, ma con un rank molto molto più alto della Justice League. Con onore vi presento Matteo Aguzzi. Grazie mille Samantha, grazie davvero, ogni volta spendi delle parole stupende, non so veramente come ringraziarti, sai che la stima è assolutamente reciproca e anzi, permettimi di farti innanzitutto i complimenti per la tua parte veramente eccezionale e complimenti ancora per il tuo fantastico rank di Zaffiro 25 raggiunto nel mese di settembre. Beh, adesso buon pomeriggio a voi Justice League, buon pomeriggio, è passato un po' di tempo quindi mi auguro che abbiate ancora energie per rimanere attenti, mancano ancora due passi fondamentali quindi vi consiglio di trattenere, di riuscire a resistere fino alla fine e seguire al meglio questo fantastico training. Ora, quello che andiamo a vedere adesso, Samantha appunto ci ha spiegato benissimo come avviene la chiusura e quindi poi arriva uno step importantissimo che è la startup del nostro nuovo collaboratore, perché il nostro compito non finisce di certo quando riusciamo a reclutare un nuovo distributore, anzi è qui che inizia il nostro compito, il nostro dovere di poter aiutare questa persona a partire al meglio. Adesso vado a condividere con voi lo schermo, datemi un attimo. Così vediamo subito, perfetto, mi fate un check se vedete, ottimo. Bene, qua cosa succede? Quando il nostro collaboratore comincia, abbiamo la startup. Quindi la startup ci aiuta... Scusate che intanto sposto, ok, perfetto. La startup ci aiuta appunto in quello che è l'avviamento dell'attività del nostro nuovo distributore. Quindi passo veramente fondamentale, questo non deve essere trattato come un hobby, non deve essere trattato come un gioco, ma deve essere trattato come un business. Quindi
quando avviamo l'attività insieme al nostro nuovo collaboratore e fissiamo la Zoom di startup, andiamo subito a condividere questo PDF. Se non l'avete, chiedetelo al vostro sponsor o all'upline di riferimento e andiamo subito a lavorare su quello che è il primo motivo per il quale questa persona ha cominciato questa attività, quindi il motivo per il quale ha voluto iniziare questo business. Perché? Perché il perché è fondamentale. La maggior parte delle persone che cominciano un'attività come il network marketing sono persone che magari, come è capitato a me, avevano smesso di sognare. Quindi aiutiamo queste persone a riprendere visione di quello che può essere un futuro radioso, aiutiamole a sognare, aiutiamole a trovare i loro veri perché, scaviamo a fondo, non fermiamoci al primo perché. Scaviamo a fondo perché il perché e i perché saranno la benzina che riaccenderanno il fuoco dentro una persona anche nei momenti più difficili e sappiamo tutti perfettamente che questi momenti ci saranno. Anche i nostri leader li vivono tutti i giorni. Quindi è veramente fondamentale trovare un perché importante. Dopodiché sistema Show Shadow Duplicate, 90 giorni. Quindi il nostro percorso di crescita, come prevede il sistema Justice League, nei primi 30 giorni cosa succede? C'è il momento, la fase show, ovvero noi mostreremo esattamente al nostro nuovo collaboratore quello che andremo a fare insieme e come si svolge l'attività. L'importante è che il nostro collaboratore sia una vera e propria spugna, deve apprendere più cose possibili vedendo come svolgiamo il business. Seconda fase, dopo i 30 giorni, fase 2, mese 2, la fase shadow. Ovvero una fase dove il nostro collaboratore inizierà a muovere i primi passi e comincerà a farlo in maniera più indipendente. Tuttavia, noi saremo sempre presenti, saremo un'ombra per il nostro distributore e lo aiuteremo nei momenti magari di difficoltà che ci possono essere o lo aiuteremo anche nel secondo step, dopo una Zoom, a correggere quelli che possono essere stati piccoli errori che sono necessari per crescere. Fase 3, dopo 60 giorni, inizia la fase duplicate. Ovvero, a questo punto, questa persona sarà pronta per correre, per togliere le catene, non avere più veramente bisogno costantemente di quello che è un supporto. E allora lì si potrà veramente cominciare a duplicare e trasmettere a sua volta quelle che sono tutte le competenze che ha acquisito durante i primi 60 giorni. Dopodiché, punto 3, gli obiettivi. Quindi aiutiamo la persona a definire quelli che sono gli obiettivi a breve, medio e lungo termine. Ora, questo è uno step fondamentale perché rientra sempre nel tema del ho un sogno, lo voglio raggiungere. Per fare in modo che questo sogno diventi un obiettivo, devo appunto fissare degli step, devo fissare delle date di scadenza. Ok, quindi supportiamo la persona nella scelta dei propri obiettivi anche in base al tempo che vuole dedicare all'attività. Non diamo false speranze, questo è importante. Ma non lasciamo neanche che il distributore si fissi degli obiettivi che non siano stimolanti, ok? Diamo veramente energia a questa persona, facciamogli capire che qui è qui per andare a sprigionare tutto quello che è il suo potenziale, quindi col fatto che ricomincia a sognare, facciamogli anche riacquistare quella che è un po' di autostima che spesso e volentieri agli inizi può mancare. Quindi gli obiettivi li fissiamo come? Sotto un punto di vista economico o sotto un punto di vista di qualifica, di rank. Quindi ci facciamo anche aiutare dal piano carriera che abbiamo sotto. Lo andiamo a vedere con la persona che 9 su 10 non lo conoscerà e aiutiamolo a scoprire insieme cosa vuol dire raggiungere questi rank, anche sotto il punto di vista economico. E andiamo a fissare gli obiettivi. Punto 4, la lista contatti. Ok. Qua l'obiettivo è di estrapolare, ne abbiamo parlato anche prima, i nostri relatori appunto l'hanno detto, l'obiettivo è quello di estrapolare una lista nomi, io direi almeno un centinaio di contatti, ok? Utilizziamo la rubrica del telefono, utilizziamo i social, Facebook, Instagram, i nomi li possiamo trovare veramente ovunque. Sarà fondamentale non avere pregiudizi, quindi trasmettiamo questo concetto alla persona, non avere pregiudizi o aspettative verso questi contatti, ok? Quando metti un nome sulla tua lista contatti, non devi pensare a quello che potrebbe fare questa persona nell'attività,
o se potrebbe essere interessata. Non arroghiamoci il diritto di prendere noi una decisione per queste persone. Facciamo in modo che non sia un no in partenza. Ok? Poi da questi 100 ne estraiamo 10. La potremmo definire la cosiddetta top 10, no? I contatti che sentiamo noi magari più vicini, che vogliamo informare per prime di quello che è il business che abbiamo appena avviato. Punto 5. I 5 passi del successo. Ok? Ovviamente qui il nostro collaboratore avrà già affrontato i primi 3 step, che sono la licenza, quindi 32,15 euro, avrà scelto il suo starter kit di partenza, il suo pack, avrà attivato lo smart delivery, ok? Andiamo al passo 4, che è quello di aiutarlo a duplicarsi, quindi raggiungere il rank di executive nelle prime 48 ore, dopodiché Rising Star nella prima settimana. Questi passi, questi step, sono quelli che hanno permesso a Kelvin Becerra, che per chi non lo conoscesse è la nostra upline di riferimento, di guadagnare $1 milione nei primi 7 mesi di attività. Ok? Quindi sono step semplici. L'aspetto magari più difficile sta nel fatto di rispettare queste tempistiche, perché il successo ama la velocità. Quindi se ci troviamo con persone che vogliono correre, diamogli tutti gli strumenti possibili per poterlo fare al meglio. Quindi i primi 3 passi, l'abbiamo detto, primi 15-20 minuti, il quarto passo raggiungere l'executive nelle prime 48 ore, il quinto passo nella prima settimana. Ok? Compiendo queste semplici azioni velocemente, riusciremo a costruire quelle che sono le fondamenta di quello che sarà un processo di duplicazione e la costanza soprattutto, che ci permetteranno di creare un vero e proprio impero. Dopodiché, punto 6, invito business. Ok, ricordiamoci che inizialmente dobbiamo diventare semplicemente dei maghi ad invitare tutti i nostri contatti all'interno del sistema, ok? Perché poi appunto il sistema lavorerà per noi, quindi trasmettiamo quest'altro importantissimo concetto al nostro nuovo distributore. Non esistono script, non dobbiamo essere dei robot, non dobbiamo essere macchinosi, non dobbiamo fare chiamate. Matteo prima ce l'ha spiegato veramente in maniera eccezionale come fare un invito al meglio. Non dobbiamo leggere dei testi preconfezionati, dobbiamo essere noi stessi e andare a lavorare su quelle che sono magari le necessità della persona che andiamo a contattare. Quindi chiamata veloce, non deve durare più di 90 secondi, direi al massimo. L'obiettivo è quello di creare semplicemente curiosità e non dare informazioni. Ricordiamoci che se un contatto ci dice subito di no e trasmettiamo questo concetto è perché abbiamo dato troppe informazioni, perché se no le persone comunque tendenzialmente sono curiose. Se non diamo troppe informazioni ne vorranno ulteriori e quindi andranno a partecipare a quello che è una business info. Ok? Bene, qui troviamo una guida di parole che possiamo utilizzare durante quello che è la nostra chiamata e parole che invece dobbiamo assolutamente evitare di usare. Quindi parole da utilizzare e le cosiddette parole killer. Adesso non andremo qui, non è il momento di argomentare nel dettaglio, le vedete qui elencate, ok? Questo è veramente importante. Un altro aspetto importante è ricordarsi sempre che le persone, prima di comprare un progetto, un'azienda, un prodotto, comprano noi, la nostra persona, ok? Quindi quando contattiamo un prospect, cerchiamo di portare più valore possibile a noi stessi e alla nostra community, le persone con cui collaboriamo. Passo 7, lancio del business. Ok? Aspetto importantissimo nel business, ci sono due tipologie di persone. Chi prende parte a un business e chi lo lancia. Solitamente chi lancia un business ha 5 volte più successo rispetto a chi semplicemente ne prende parte e magari lo tratta un po' come un hobby, come un gioco. Ok, la differenza sostanziale qui sta nella velocità, quello che è il comprimere un'azione massiva che crea quello che è il cosiddetto momentum. Ok, quindi quanto vogliamo che vada veloce la nostra attività? Questo dipenderà molto dal lancio del nostro business. E qui entrerà in gioco anche la lista dei primi contatti, no? Quindi i primi 10/20, io direi anche, contatti che vogliamo andare a coinvolgere inizialmente, invitandoli a quello che è la Zoom di lancio del business, quindi una Zoom che faremo noi
per lanciare il nostro business e informare queste persone di quello che stiamo andando a fare. Punto 8, passi fondamentali. Ok, facciamo conoscere al nostro nuovo distributore quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione. Quindi attiviamo subito il portafoglio, carichiamo il documento di identità, scarichiamo l'app J-Mobile, gli daremo il link del suo J-Office, ci registriamo al sito di Unity Global World. Per chi avrà la possibilità, con i Kit Ambassador andremo anche a fare la richiesta per il corso di Stefania Logatto e andiamo a iscrivere il nostro nuovo distributore a quelli che sono i gruppi Facebook e ovviamente anche il gruppo WhatsApp, per chi lo avesse. Prendiamo il biglietto per il nostro prossimo grande evento. Ovviamente stiamo vivendo una situazione particolare, quindi in questo caso noi a novembre avevamo l'evento a Dubai, è stato semplicemente rimandato, non annullato, quindi importante, quando sapremo che si potrà andare a Dubai, prendere il prossimo biglietto. Esserci è veramente fondamentale, farà veramente la differenza per quelle persone che saranno presenti a questi grandi eventi. Sono anche eventi dove scatta quel cosiddetto click, perché spesso e volentieri si dice che nel network, io lo posso confermare decisamente, si inizia l'attività due volte. Uno, quando si avvia il business, due, quando avviene il cosiddetto click, quando decidiamo veramente di prendere parte al business e di fare di questo quello che è un vero business e non un hobby. Per chi poi inoltre dalla zona di Varese e Milano può chiedere informazioni per poter utilizzare anche l'ufficio che abbiamo messo a disposizione. Step 9, calendario e strumenti. Ogni mese ci viene inviato subito, ancora prima che cominci il mese, il calendario con tutti quelli che sono business info, training, tutto quello che ci può servire per procedere al meglio nella nostra attività. Quindi salviamo il calendario del mese. Ok? Presentiamo il nostro business come, non dobbiamo farlo noi in primis, utilizziamo il sistema collaudato che abbiamo costruito. Quindi tutte le business info ne abbiamo due al giorno. Manteniamo il business semplice, non inventiamoci nulla, quindi non facciamo e trasmettiamo questo concetto ai nostri nuovi distributori. Non deve essere un business per improvvisatori. Abbiamo un sistema che è perfetto, che ci dice che se facciamo A, B e C il risultato è garantito. Perché andare a fare D e F? Rimaniamo su A, B e C, seguiamo il sistema, non inventiamoci nulla. Salviamo il link per quanto riguarda il materiale di follow-up, qui anche grazie al nostro fantastico Andrea Scuderi è stato creato un link singolo dove abbiamo tutti i 5 video di follow-up che ci servono da poter inviare al prospect dopo che ha visto la business info, utilizziamolo. E partecipiamo a tutte le formazioni, sempre, come questo training, non manchiamo mai, è veramente fondamentale far passare questo concetto al nostro nuovo collaboratore, non deve mai mancare i training, è solo così che si può crescere. E l'altro step importante di crescita, appunto 10, sono i libri, la lettura, io personalmente ero una persona che aveva completamente smesso di leggere, da quando ho iniziato questa attività ho ricominciato con grande piacere, perché oggi almeno 10 pagine al giorno le devo leggere, anche se magari sono molto stanco durante una giornata, 10 pagine devo andarle a leggere. Questo è uno step veramente fondamentale, deve diventare un'abitudine quotidiana, perché è un elemento imprescindibile per raggiungere successo. Chi non legge è garantito che non avrà grandissimi risultati. Ok? Ora vado a interrompere la condivisione, torno da voi, perché la mia parte è finita qui e vado quindi subito a introdurre la prossima relatrice. Lei è una super mamma, ho avuto il grandissimo piacere di poterla conoscere di persona al nostro strepitoso bootcamp ad agosto in Toscana e ho conosciuto una vera leonessa, una donna determinata, concisa. A lei non interessa, lei si pone l'obiettivo, va, se lo prende. Ha fatto un lavoro incredibile su se stessa, oggi guida un team di donne fenomenali e infatti con loro a settembre ha raggiunto la prestigiosa qualifica di Zaffiro 50, portandosi anche a casa un premio decisamente importante della gara dell'Elite che l'azienda ci ha messo a disposizione. Sono assolutamente certo che non si fermerà qui perché gli obiettivi sono decisamente alti, è una donna che chiede tanto a se stessa e sono sicuro che raggiungerà tutti i risultati. Non le tolgo altro tempo, lascio la parola alla nostra mitica Asta. Grazie Matteo, mi sentite tutti? Sì? Grazie Matteo, grazie mille per la tua, come mi hai descritta, la tua stima nei miei confronti sicuramente è ricambiata.
ti ho conosciuto molto meglio anch'io al bootcamp e ho conosciuto una persona stupenda, molto disponibile, molto gentile e sicuramente queste sono delle doti che ti porteranno ad avere un grandissimo successo, perché comunque è la base. Oggi mi tocca un argomento che mi diverte tantissimo, lo sto ancora giocando, sto sperimentando perché io ho iniziato a usare social pochissimo tempo fa, un annetto e mezzo fa, quando mi sono approcciata a questo business e sto comunque avendo dei risultati interessanti, nonostante io non abbia tantissimi followers e nonostante io sia super attiva, insomma, come i post o delle stories. Allora, la cosa più importante per quanto mi riguarda, per come la vedo io, è definire bene alle persone, per le persone che ci seguono, chi siamo e come ci presentiamo. Vi spiego perché. Perché le persone ci seguono? Delle volte vi fate questa domanda, perché le persone seguono i nostri social? Perché probabilmente in qualche modo li incuriosiamo, o li incuriosisce la nostra fisicità, li incuriosisce magari il nostro lavoro, li incuriosisce proprio la nostra personalità e quindi noi in qualche modo li stimoliamo. Questo è un aspetto molto importante perché sapendo che l'utente viene a guardarci, a curiosare quello che è la nostra vita o quello che è la nostra attività, noi sicuramente possiamo trarre dei vantaggi, chiamiamoli così. Quindi il primo focus è sempre su di noi, sulla nostra personalità, sulla nostra vita e sul nostro proprio personale. Poi un altro aspetto molto importante è a chi ci rivolgiamo. Parlo sempre di me perché sicuramente per me è molto più semplice portare il mio esempio personale. Io sono una mamma, come diceva Matteo, sono una ragazza che ha un altro lavoro, ha un'attività primaria, diciamo così. Network marketing per me è un secondo lavoro, quindi ho tantissimi interessi, amo lo sport, amo viaggiare, amo divertirmi, quindi sono una persona versatile, diciamo così, ok? Quindi io sono in cerca delle persone come me. Sono molto contenta perché ovviamente definendo bene il target di persone che sto cercando per il mio team o con le quali mi piacerebbe lavorare, mi è molto più semplice anche a fare la comunicazione sui social, perché sicuramente pensando cosa potrebbe attrarre me, magari propongo delle cose che potrebbero attrarre delle persone che possono essere simili a me, ok? Quindi questo è un aspetto importantissimo e secondo me da tenere sempre in considerazione. Cosa fare e cosa non fare sui social? Inizio da cosa non fare. Quando noi iniziamo questa attività, ovviamente abbiamo un grandissimo entusiasmo, quindi abbiamo voglia di comunicare a tutto il mondo che noi abbiamo intrapreso un nuovo progetto, stiamo facendo delle cose nuove per noi, facciamo vedere che comunque in qualche modo siamo impegnati, che abbiamo delle Zoom, che abbiamo delle formazioni. E questo è un, almeno per quanto mi riguarda, è un errore grandissimo a spietelare tutto sui social. Vi spiego perché. Noi quando presentiamo questo business, perché abbiamo intrapreso questo business? Questo business noi abbiamo intrapreso perché può essere, ci può portare alla libertà, ci può portare ad avere più tempo per noi, per la nostra famiglia o per i nostri hobby, e ci può portare ad avere la libertà economica. Però abbiamo intrapreso questo business perché abbiamo avuto anche un grande obiettivo e molto probabilmente, immagino, è stato anche descritto come un lavoro, però come un plus per la nostra vita, ok? Quindi se noi spietelliamo dalla mattina alla sera, che siamo in Zoom dalla mattina alla sera, che noi facciamo le formazioni dalla mattina alla sera, semplicemente spaventiamo una persona. Perché se io ieri ho spiegato a una persona che guarda che con questo business, con questo lavoro, noi possiamo arrivare ad avere più tempo per noi, possiamo arrivare ad avere più libertà, a gestire anche il nostro tempo, e poi dalla mattina alla sera facciamo vedere che noi siamo focalizzati solo su questo, delle persone
le spezziamo, perché diranno, ma come, ieri mi hai raccontato che questo lavoro ti sta portando alla libertà, ti sta portando ad avere più tempo, invece io vedo che tu dalla mattina alla sera sei nelle Zoom. Io sono sincera, ci sono delle giornate che io passo veramente dalla mattina alla sera in Zoom, ma io non lo faccio vedere sui social, perché non è importante. Ricordatevi sempre che i post sui social devono essere un pugno in faccia, detto così, no? Deve essere un pugno in faccia, perché a una persona deve rimanere qualcosa dal vostro post. Quindi se voi fate vedere che siete stati in Zoom all'una, alle due, alle tre, alle quattro, la persona dirà, cioè, non è interessante. È un backstage di vostro lavoro. Voi dovete fare vedere le cose belle. Non dico che la Zoom non è una cosa bella, però sicuramente meno impattante magari di un evento o di, non lo so, quattro parole riprese che fanno la differenza. Quindi piuttosto fate vedere, questo ovviamente è il mio consiglio personale, quattro parole impattanti di una persona con la quale magari avete comunicato via Zoom, piuttosto che quattro post di fila con delle Zoom, ok? La stessa cosa vale con i prodotti. Quando iniziamo questa attività, noi automaticamente non diventiamo dei dottori, dei scienziati, non diventiamo dei esperti di benessere. Noi diamo semplicemente dei consigli. Quando le persone vengono nel nostro social, quando le persone vengono a curiosare nel nostro social, sicuramente vengono a rubare, tra virgolette, no? Vengono a rubare quello che state facendo voi, quello che state usando voi, quello che state bevendo addirittura, quello che fate magari domenica mattina. Quindi anche il prodotto va proposto in questo modo, come una cosa che fa parte della vostra quotidianità. Non dobbiamo essere dei venditori. Arriva tutto di conseguenza. E così attraiamo molto di più le persone, perché ricordatevi sempre che le persone non amano comprare perché noi li vogliamo vendere delle cose. Le persone vogliono acquistare perché lo vogliono loro. Quindi il nostro compito è incuriosire delle persone e non spiaccicare da subito quello che avete da offrire. Questo dico sempre, parlo per esperienza personale, quello che è il mio percorso. Poi sicuramente noi siamo tutti diversi, abbiamo magari stili di vita diversi, abbiamo i lavori diversi, abbiamo la gestione del tempo diversi. Io oggi ho voluto trasmettere proprio la mia esperienza personale, quello che funziona nel mio percorso, ok? Invece è quello che ci tengo a sottolineare, che secondo me è importante far vedere che la jeunesse, o in questo caso il vostro lavoro, diciamo network marketing, non è tutta la vostra vita, è un plus della vostra vita, un plus che vi fa stare bene e un plus che vi fa raggiungere dei risultati, ok? Quindi anche quando raggiungiamo delle piccole qualifiche, ok, che può essere executive o come magari la mia ultima, che è Zafferò 50, della quale sono molto fiera e felice, lì ho celebrato, ho fatto una sorta di autocelebrazione, perché questa è una cosa che può, tanti mi prendono in giro perché io dico le qualifiche, le locandine risuscitano i morti, no? Perché delle volte magari le persone dicono, vabbè, ma non fa per me, tu che ne so, sei modella, allora per te è più facile, anzi è molto più difficile per me che io sono modella, perché insomma le persone magari pensano, cosa vuoi che ne sappia questa? Quindi fate vedere sui social i vostri risultati, che sono questi che poi incuriosiscono le persone e sono questi che poi stimolano a farvi delle domande e anche interessarvi cosa state facendo, come lo avete fatto, in quanto tempo. Noi con i social dobbiamo stimolare, questo per me è la base, ok? Incuriosire e stimolare le persone a farvi delle domande, perché i social sono proprio una vetrina di quello che siete e di quello che fate. Se usati con intelligenza, possono veramente portare ai grandissimi risultati e anche ai grandissimi contatti. Ricordiamoci sempre che la comunicazione indiretta
e sempre più efficace della comunicazione diretta. E con questo ho concluso, spero di avervi lasciato delle tips che possono servire. Se avete bisogno, scrivete anche nelle domande o anche in privato, io rispondo sempre molto volentieri. E con questo chiudiamo il nostro training di ABC di questa domenica. Alle 4:30 ci sarà leadership training per le persone che hanno qualifiche già da in su. Quindi invito tutti che non sono già da lasciare la sala, non per cattiveria, però insomma i leadership training si vanno, diciamo, deve essere meritato, quindi questo potrebbe essere un grandissimo stimolo anche per voi, perché sono sempre bellissimi. Vi ringrazio tantissimo dell'attenzione, spero che comunque vi siete divertiti in queste 2 orette e a prestissimo!